Prima la tintarella, poi il classico tuffo. Ma il mare è molto di più. Adrenalina, ad esempio, come ben sanno gli appassionati di coastal rowing. Una rivisitazione del canottaggio da praticare nei grandi laghi o, appunto, sulle acque del mare, dove il vento e le onde sono sempre in agguato per movimentare il tutto. Si tratta di una disciplina in rapida ascesa e che sabato 29 maggio conquisterà anche i fanesi e i primi turisti arrivati. Merito delle gare in programma, frutto della sinergia tra il comune di Fano, il club nautico fanese Geremia Vivani, la Lega Navale di Fano e la Marina dei Cesari, con il sostegno della Fondazione Montanari. Avremo 200 atleti gara da 9 regioni italiane diverse, 18 squadre che gareggeranno, un evento molto importante iscritto nel calendario nazionale della Federazione Italiana Canottaggio e del CONI. Siamo molto fieri e onorati, anche un po' impauriti, perché doveva partire come una gara regionale, è diventata una gara di rilievo nazionale molto importante, di questo siamo molto contenti. Abbiamo il pieno supporto della Federazione Italiana Canottaggio, infatti oggi ci è venuta a trovare e ci ha supportato in questa conferenza stampa anche la consigliera nazionale della specialità Coastal Rowing e il presidente nazionale a Bagnale, la consigliera la signora Luciana Reale. Siamo pronti, stiamo aspettando le barche. Grazie al supporto della federazione ci saranno barche nuove in carbonio della cantiere navale Filippi di Donoratico Livorno e sarà secondo noi un bello spettacolo, veramente bello. Qualifiche dalle 10 alle 13 e poi le finali a seguire dalle 14.30 alle 17, sarà un evento estremamente intenso perché ogni 8 minuti parte una gara nuova e quindi secondo noi sarà un bello spettacolo per Fano e il ritorno del canottaggio a Fano dopo circa 150 anni, e quindi siamo molto contenti di questo. Sì, il mare offre tanti modi di vivere e di viverlo, lo sport è uno di questi. Uno sport come questo qui che in pratica implica due discipline perché c'è la corsa e la voga, è uno sport abbastanza completo, abbastanza spettacolare, perché può essere fatto in vicinanza di costa, quindi la gente può assisterlo, può assistere, e inoltre rispetto al canottaggio normale è fatto in mare aperto, quindi la perizia dei rematori e soprattutto del timoniere sta nel prendere l'onda in maniera giusta. A questo si aggiunge il fatto che l'onda non può essere presa sempre nella stessa maniera, perché è previsto fare una gincana tra delle boe. Quindi ogni tipo, ogni si prenderà l'onda da ogni direzione. Questo qui evidentemente acuisce la perizia dell'equipaggio. Scommettere sullo sport per destagionalizzare l'offerta turistica. Eccolo il grande obiettivo. Un'idea che si sta rivelando vincente, come dimostrano le 750 persone in arrivo. Queste sono le attività che ci fanno crescere, un obiettivo che abbiamo fin dal piano strategico per il turismo, quello di destagionalizzare. Ecco, questo è un weekend realizzato in collaborazione con ANMI, realizzato in collaborazione col Club Nautico Fanese, con la Federazione Italiana Canottaggio, con Marina dei Cesari, un weekend che sta portando 750 presenze per un'attività sportiva di canottaggio, per delle attività che guardano il mare a 360 gradi, quindi ci saranno delle uscite in mare, quindi tante possibilità di guardare il mare da un altro punto di vista e non soltanto da quello balneare. Una bella collaborazione dell'assessorato al turismo e devo dire anche dell'assessorato allo sport, dell'assessore a Brunori, con gli alberghi consorziati e col presidente Luciano Cecchini, che stanno facendo anche un bel lavoro di prenotazioni e quindi di attività turistiche. Quindi un bel risultato per tutta la città.